Sportivi, buonasera e bentrovati alla quinta puntata di Calcio a 5 Extra Time, una puntata come al solito ricca di ospiti qua in studio e in collegamento telefonico ed una puntata con delle novità importanti perché, come ho avuto modo di preannunciare in questi giorni attraverso i vari media, da quest'oggi parte un nuovo concorso e soprattutto cercheremo di dedicare più attenzione alle vostre domande, agli sms che girerete alla nostra trasmissione e soprattutto che girerete ai nostri ospiti, in particolare qua in studio e poi via via collegati telefonicamente. Quindi sin da ora l'invito più valido che mai ad inviare messaggi di testo con domande per tutti i nostri ospiti al 349 39 18 169. Mi raccomando, domandate di tutto, non avete peli sulla lingua perché i nostri ospiti qua in studio che vedo di fronte a me, che tra poco vi presenterò, si sono preannunciati disposti a rispondere ad ogni quesito e a togliere ogni curiosità a voi spettatori e ascoltatori di ETV Marche e di Radio Center Music. Dunque, dicevo, una novità che riguarda un nuovo concorso grazie alla collaborazione con l'AGLA. Da quest'oggi partiamo con una sorta di schedina che poi man mano su monitor cercheremo di presentarvi, una schedina in cui noi vi chiediamo il pronostico di 10 partite dalla A2 alla C2, pronostico da inviare attraverso SMS appunto entro l'ora di trasmissione. Chi indovinerà più pronostici di queste partite avrà la possibilità di vincere un premio, un paio di scarpe AGLA, quindi insomma un bel riconoscimento. Tutto questo per tutte le settimane grazie appunto al marchio AGLA. Comunque poi entreremo nel dettaglio tra qualche minuto di questo nuovo concorso che cerca di attirare maggiormente la vostra attenzione e poi appunto preannunciavo l'angolo degli sms, dedicheremo 2 o 3 minuti prima della pubblicità e 2 o 3 minuti alla fine della trasmissione per leggere nel dettaglio tutti i vostri messaggi, ovviamente quelli che sono leggibili perché a volte vi sbizzarrite, giustamente siamo felici anche di questo, però qualche volta il linguaggio colorito non ci permette di entrare troppo in profondità nei vostri messaggi. Comunque benvenuti ai nostri due ospiti qua in studio. Saluto Jamur Moraschi, giocatore dell'ACLI Ascoli di Serie C1. Ciao Jamur, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E il presidente della FG San Giorgio di Serie A2, il signor Claudio Trasati. Buonasera presidente. Buonasera, buonasera a tutti. Impegnatissimo, ce lo ha ricordato appena arrivato qua negli studi, nell'organizzazione della Final 8 di Serie A2 che la settimana prossima si terrà appunto al Pala Savelli di Porto San Giorgio, una manifestazione che dà già lustri in partenza alle Marche perché insomma essere riusciti ad ottenere l'organizzazione da parte della divisione Calcio 5 è già un bel risultato. Adesso ci sono gli altri due obiettivi che sono quelli di portare prima di tutto gente in al palazzetto, di creare un bello spettacolo per tutti gli spettatori e poi semmai ci regina sulla torre di riuscire ad ottenere un bel risultato sportivo, giusto presidente? Sì, noi il primo obiettivo è stato quello di poter ottenere le final eight con una agguerrita candidata che era il Cagliari. Siamo riusciti a prenderle, ringraziamo ovviamente per questo la federazione e ringraziamo anche l'appoggio della Federazione Marche che ci sta aiutando, ci sta dando veramente una grossa mano. E per questo volevo anche ricordare, l'avevi detto la settimana scorsa, che addirittura chi volesse spostare la partita nella settimana in cui si giocano le finalette possono tranquillamente spostarla. Questo grazie alla collaborazione della persona soprattutto di Giorgio Moretti, sì, che sì, mi ha passato questa comunicazione la settimana scorsa, e questa è una idea che va resa insomma a merito appunto della divisione regionale, della federazione, del comitato regionale, perché dare la possibilità appunto alle società di spostare le partite permette insomma di seguire da vicino la manifestazione ed è quello che insomma a livello generale più interessa a tutti quanti. Comunque poi adesso a breve presenteremo, l'avete già visto per un attimo nel monitor, tutte le partite nel dettaglio, cercheremo anche di chiedere di rubare un pronostico al presidente Trasatti. Invece dicevo, abbiamo anche qui in studio Jamur Moraschi, giocatore dell'ACLI Ascoli di Serie C1, lottate con la Cameranese. Jamur, un duello iniziato a settembre in campionato proseguito nella finale di Coppa Marche, ahimè per voi terminata con il successo della Cameranese, però stiamo entrando nel vivo di questa battaglia in campionato. Jamur, faccio questa rincorsa indietro alla Cameranese, un campionato bello, molto difficile da giocare, dove tutte le partite sono partite tirate. Noi sempre abbiamo trovato grosse difficoltà in tutte le partite e proviamo a continuare la nostra strada, che è quella di provare a arrivare primo in classifica.
Allora, vi separano 7 punti in graduatoria, 7 punti però sono, per così dire, come si dice nel gergo calcistico sportivo, virtuali, perché voi avete già scontato il turno di riposo e quindi, insomma, prima della settimana scorsa, appunto, quando vi siete fermati avevate 4 punti di distacco. Adesso nel turno infrasettimanale, giocato tra ieri e lunedì, avete vinto entrambe, come è accaduto spessissimo in questa stagione, ma vi avvicinate pian piano allo scontro diretto di metà marzo. Sì. Questo scontro dirà molto sul campionato. La nostra squadra deve puntare a fare questi 3 punti e provare a ritrovare quello stacco che adesso sembra tanto di 7 punti, ma noi abbiamo una partita in meno. Ma il campionato sarà lungo, sarà secondo me fino all'ultima giornata, perché tutte le altre squadre possono rubare i punti del Camerano come della nostra squadra. La settimana scorsa il presidente della Cameranese, ospite qua a Calcio 5 Extra Time, ha detto sarà decisivo, oltre che per i punti, per la fiducia, il morale, lo slancio che saprà trovare la formazione che eventualmente uscirà vincitrice. E sei d'accordo oppure no, Jamur? Sono d'accordo. Noi abbiamo iniziato un campionato molto bene, poi abbiamo avuto un calo dove abbiamo pareggiato 2 o 3 partite a casa. I derby per noi hanno fatto un po' male perché non siamo riusciti a fare i punti che dovevano fare, ma siamo ancora lì in corsa e ci crediamo fino alla fine, e poi auguriamo pure che il Camerano magari vincesse la Coppa Nazionale, così andremo direttamente in Serie B. Ebbene, insomma, riprendiamo il filo diretto lasciato appunto da Massimiliano Trozzi, che sportivamente, vale, l'abbiamo sottolineato e lo riconosciamo ancora, aveva detto ci piacerebbe vincere la Coppa Marche anche per permettere eventualmente a una seconda classificata, Acli Ascoli, di andare su, perché siamo 2 formazioni fortissime ed entrambe meritiamo di andare a disputare il campionato nazionale. Allora, rimbalzo da un lato all'altro, mentre in monitor vedete le immagini proprio della finale di Coppa Marche, finì 3-2 dopo i tempi supplementari. È una partita vincentissima, io ero presente, 2-2, poi questo gol alla fine anche bellissimo di Latini per la Cameranese, regalò il successo alla Cameranese. Dicevo, rimbalzo da Jamur Moraschi al presidente Trasatti, volevo entrare nel dettaglio delle partite della Final Eight. Ricordo, dal 6 all'8 marzo, giovedì, venerdì e sabato, ogni giornata dedicata a un turno, quindi quarti di finale, semifinali e finalissima in programma sabato 8 marzo. Allora, l'abbiamo detto più volte, a partire dalle 2, dalle 14.30, dalle 2 e mezzo del pomeriggio, si gioca Sport 5 Putignano Domus de Maria, fino ad arrivare ad FG San Giorgio Office 1 Torino. Che pronostici puoi fare, presidente, su queste gare, in particolare sulla vostra? Ma sulla mia pronostici sicuramente non ne faccio, perché secondo me la Coppa Italia, io ho detto anche in questi giorni in altre emittenti, ho detto che la Coppa Italia ha una storia a sé, è partita secca dove